The New Stories. La tua informazione libera. L'ultima rivelazione di Kristi Noem, governatrice del South Dakota e tra i nomi favoriti per ricoprire il ruolo di vicepresidente degli Stati Uniti. Nel caso in cui alle prossime elezioni dovesse trionfare Donald Trump, ha scatenato una pioggia di polemiche. Nel suo libro di memorie di prossima pubblicazione, la 52enne ha infatti ammesso di aver ucciso il suo cane perché non addestrabile e indisciplinato. Nella stessa opera, intitolata No Going Back, in uscita il 7 maggio, ha anche ammesso di aver ucciso una capra a colpi di pistola. Noem ha raccontato che il cane, una femmina di 14 mesi di nome Cricket, aveva rovinato una battuta di caccia e in seguito attaccato i polli di una famiglia locale. La 52enne ha spiegato che l'animale era pericoloso per chiunque vi entrasse in contatto. Da qui, dunque, la decisione di abbatterlo. Cricket era un pointer a pelo duro, di circa 14 mesi, ha scritto la donna, aggiungendo che la bestiola aveva una personalità aggressiva e che doveva essere addestrato per essere utilizzato per la caccia al fagiano. Una volta però constatata l'impossibilità di fornire un'adeguata educazione al cane, Noem avrebbe scelto di ucciderlo. La storia ha scatenato una valanga di commenti negativi sul web. Noem si è difesa pubblicando un post su X: amiamo gli animali, ma decisioni difficili come questa accadono spesso in una fattoria. Purtroppo, qualche settimana fa abbiamo dovuto abbattere 3 cavalli che facevano parte della nostra famiglia da 25 anni. Grazie per la visione. Iscriviti al canale e attiva la campanella, per noi è importante. Resta sempre aggiornato.